Massimo Del Mestre, Movimento Turismo del Vino, stiamo parlando di Calici di Stelle, 2013 chiaramente, ma Calici di Stelle nasce molto tempo fa. Calici di Stelle è nato più di 10 anni fa, ma noi in Friuli Venezia Giulia abbiamo iniziato 10 anni fa, abbiamo iniziato a Trieste 10 anni fa e poi da 9 anni siamo a Grado, abbiamo sviluppato, ci siamo proposti in varie location, avremo più, chiamiamolo nel centro, alcuni anni siamo stati in Campo Patriarchi Elia di fronte alla Basilica, fino all'anno scorso eravamo in Diga di fronte al comune e quest'anno abbiamo deciso, anche perché è giusto creare dei momenti e delle location alternative in Grado, vogliamo sempre venire a Grado, quest'anno abbiamo voluto, infatti come dice il promo, degustare sul mare e siamo voluti venire sulla spiaggia come in questa situazione, ringraziando la GIT, perché siamo ospiti della GIT, siamo a ristoranti Antiche Terme, ci sarà anche la cena, oggi è il 9 agosto e ci sarà anche domani 10 agosto, quindi ci sarà sia la presentazione dei prodotti, sono circa 12 produttori di vino associati al Movimento Turismo del Vino e quest'anno c'è anche questo confronto transfrontaliero, ci sono 5 produttori della Brda, della Slovenia, proprio per riuscire a creare questo confronto, questo importante aspetto anche transfrontaliero, c'è un progetto dietro che si chiama Enjoy Tours e quindi cerchiamo di creare questa collaborazione. Voglio dire che diventa sempre più importante legare il balneare all'enogastronomico proprio per dare la possibilità al turista, ai turisti che sono in Grado di degustare i nostri prodotti e diventa sempre più importante dare questo servizio, perché ormai nel turismo creare il valore aggiunto è importante. Siamo molto soddisfatti, c'è una buona presenza, è ancora presto. Abbiamo portato anche la mostra qua dietro me, Spirito di Vino, che è un altro evento del Movimento Turismo del Vino che cerca di legare il mondo del vino al mondo della satira, che al Friuli Doc saranno presentate le nuove vignette sempre in collaborazione col Comune di Udine. Ecco, facciamo tante cose, il movimento è formato da oltre 80 associati, abbiamo fatto cantine aperte, mi piace descrivere Calici di Stelle come il contrario di cantine aperte. A cantine aperte portiamo i turisti nelle cantine, a Calici di Stelle portiamo le cantine dai turisti. Presidente Marino De Grassi, Calici di Stelle 2013, un ennesimo evento creato qui alla G di Grado, possiamo dire. Senz'altro è un evento prestigioso a cui noi abbiamo aderito molto volentieri, mettendo a disposizione il nostro fiore all'occhiello, Antiche Terme, con la struttura delle vecchie terme alle spalle. Il tutto si inserisce in un vasto programma che GIT ha elaborato per il 2013, che va dall'animazione alle manifestazioni culturali, alle attività sportive, insomma cerchiamo di accontentare i nostri fedelissimi ospiti in varie forme e sempre con proposte che sono allettanti e interessanti. Leonardo Tognon, quest'area che è stata inaugurata l'anno scorso, possiamo dire, ha delle offerte che sono variegate, nel senso che ristorante, bar, di giorno, di sera, di notte, offre un po' di tutto. Sì, questo è un punto importante inaugurato l'anno scorso, che è proprio sulla spiaggia, un settore di spiaggia che si è trasformato in un bar ristorante Antiche Terme, appunto dal nome della struttura che abbiamo già citato, che è alle spalle a livello della strada. Durante la giornata è un ottimo punto per la colazione del mattino, perché ha tutte le prerogative di quando i benefici dello iodio del mattino per i bambini e per le famiglie. Poi a mezzogiorno c'è un pasto che il nostro chef Palumbo, un pasto molto leggero, un self service che aiuta a rimanere in spiaggia, poi il sunset preserale, c'è anche il momento della musica e la degustazione, le cene, sono delle cene normali serali, poi delle cene a tema che sono state molto gradite da parte dei nostri ospiti, perché è un ritorno in spiaggia anche alla sera, vivere la spiaggia in maniera completa, quindi anche con l'incanto di questa sera che è il preludio alla
la serata delle stelle di domani. Intanto è la serata di calici di stelle, quindi la qualità del vino, la qualità della location, come si usa dire adesso, quindi è una plusvalenza che l'Agrado Impianti Turistici ha voluto offrire agli ospiti, che sono sempre fedelissimi, ed è un punto facilmente accessibile anche dal Parco delle Rose, che è alle nostre spalle, motivo di grandi eventi, dall'operetta alla musica leggera, al ballo, al Gran Gala dell'Opera come ieri sera, oppure come il 19 agosto che ci sarà Cheryl Porter, questa cantante americana che canterà i Beatles con l'ensemble 900. E alle spalle c'è le antiche terme, che offre motivo di un drink, di un caffè o di una bellissima cena sempre sulla spiaggia. Alle volte c'è l'obbligo dell'infradito per venire qui sulla sabbia. Calici di stelle in spiaggia, quindi sotto le stelle più belle, possiamo dire. Ma direi proprio di sì. Questa sera siamo qui con i vini Codelli, a Calici di Stelle a Grado, abbiamo il mare alle nostre spalle, una serata splendida, le stelle cadenti, meglio di così. Splendida location questa sera a Grado, siamo proprio sulla spiaggia, una serata anche dal punto di vista climatico perfetta, non c'è la calura degli ultimi giorni, degli ottimi vini, una bella presenza, bella gente, direi tutto perfetto. Calici di Stelle è una delle notti più belle qui in spiaggia, alla luce delle stelle, quelle cadenti, quelle vere. E certo, che ci lasciano delle gemme preziose, come il nome della nostra azienda, Draga, il vino ideale per fare un brindisi sotto le stelle. Grazie a tutti per aver invitato la nostra azienda Gietz in spiaggia qua in Grado. Per noi è bellissimo, che lavoriamo in campagna tutto l'anno, avere la possibilità di venire qui in questo bellissimo posto e passare una serata, pur lavorando ma stando in compagnia e passando una bellissima serata. Assolutamente, più vicino del mare non si poteva, siamo contenti, qui abbiamo la bella gente che arriva perché siamo vicini al mare, quindi buon vino, mare, bellissima situazione, meglio di così non poteva andare. Buonasera, noi veniamo dal Collio Sloveno, dalla parte slovena del Collio, dove produciamo una buona ribolla gialla spumantizzata e due uvaggi, e questa sera ci troviamo qui a Grado in una splendida location sulla spiaggia a Calici di Stelle. Siamo molto felici di stare qui perché è un bel evento.